Buona domenica, appassionati di cucina, appassionati di pasticceria. Ogni domenica noi vi regaliamo delle ricette pensate dai grandi chef pasticceri abruzzesi e anche oggi con orgoglio e veramente con grande entusiasmo torniamo a Scanno dal nostro pasticcere Angelo Di Masso. Buongiorno a tutti, buongiorno Jennifer. Ciao, e bentornati Angelo. A Scanno. Un caro saluto ai telespettatori. Direte 8 che sono veramente tanti e ci seguono con grande entusiasmo e noi siamo felicissimi di regalare loro delle ricette sempre molto interessanti. E che raccontano anche il nostro territorio. Sì, sì, sì. Questo oggi è un, devo dirti, è un dolce che sono veramente molto legato. È un dolce della tradizione che non producevamo noi, ma erano le sorelle Fronterotta, una pasticceria antichissima. Di Scanno? Di Scanno, dove non ricordo se il nonno o il papà di queste signore ha lavorato alla corte di Caterina dei Medici nel Regno delle Due Sicilie wow. A Napoli. Ho degli scritti antichissimi e loro facevano i frutticelli, cioè le lumachine con un pan di Spagna che si chiama divisa. Praticamente si vanno a dividere il rosso dell'uovo con il bianco dell'uovo a parte. Allora, la particolarità, quando non si montano le uova, praticamente noi avremo una struttura di questo pan di Spagna che può assorbire il liquore o qualunque cosa noi vorremmo mettere e okay. Non si va a sgretolare. Addirittura. Sì, perfetto. Poi dopo si aggiunge del bianco dell'uovo. Quindi praticamente qui abbiamo solamente tuorli, il tuorli e zucchero. Ma leggermente e sbattuti e basta. Leggermente sbattuti, perché se noi li andiamo a montare facciamo quasi un savoiardo. Okay. Però se poi li dobbiamo inserire del liquore, del caffè per fare... Si sbriciola. Invece in questa maniera la struttura che noi andremo comunque a comporre sarà una struttura che può assorbire del liquore se noi li vogliamo... Ora mi torna in mente la cosa che ci hai detto, quella cosa meravigliosa, la prima puntata che abbiamo fatto insieme. Ci ha parlato di alchimia, e cioè del fatto che come dagli stessi ingredienti, cambiando dosi e comunque metodi di cura, chiamiamoli così, si ottengono cose completamente diverse. Sì, con questa, sì. Cioè, nella ricetta del pan di Spagna, ma pan di Spagna non è, si ottiene una cosa completamente diversa. È un pan di Spagna, si chiama divisa. Questo diciamo, qui possiamo salutare, poi ti racconto questo particolare, l'amico Emolullo di Guardia Grele, delle Monache, che praticamente... Altro prodotto fantastico. Fantastico, che più o meno la struttura di questo prodotto è un po' simile. Perché ti ho parlato di Emo? Perché gli ho detto, Emo, perché non facciamo un gemellaggio con i frutticelli e le sise delle Monache? Con questo voglio dire che noi abbiamo una delle regioni più belle d'Italia, dove se noi riusciamo a legare quello che è il territorio, quello che sono le tradizioni di colleghi per il vino, per l'olio, sì, per l'arte dolciaria, per la cucina, ci sono grandissimi nomi già in qualità Abruzzo, dal nostro presidente Marcello Spadone, con grande affetto, Marco Caldora, Peppino, Massimiliano Capretta. Sì, allora, ce ne sono tanti e chiedo scusa se mi dimentico di tutti quanti, ma siamo veramente in tanti in questa famiglia di qualità Abruzzo, dove stiamo cercando di portare avanti sempre di più la tradizione abruzzese. Questo dolce delle sorelle Fronterotta, che andava a morire se io non l'avessi ripreso. Che meraviglia, Angelo, grazie allora, per aver fatto questa cosa, sì, perché è importante per tutta la regione, è importante, fondamentale. No? Io dico, non bisogna mai... abbandonare la tradizione. Ecco, scusami se adesso aggiungiamo della farina, che comunque ci serve per dare la struttura, insieme allo zucchero, perché che se ne creda, allora in fase di cottura lo zucchero dà struttura ai prodotti. Mazza che bella consistenza, bellissima proprio. Noi facciamo questa forma e poi ti dico, questo è un dolce di Scanno, io ci tengo in maniera particolare, dove mi vado a fare anche una confettura di mele cotogne. Wow. Che hanno un profumo e dove tanti contadini di Scanno mi portano, io la trasformo. Te le porterò anch'io qualche volta. Vabbè, perché ne ho tante. Ne sono felice e lieto di questa bella notizia, perché mi piace prendere esempio come le confetture di albicocca. Sì. C'è un amico, Pasqualino Schiavo, che ha una sua azienda e mi porta le albicocche, che si chiamano albicocca cafona di Raiano, che fa parte della famiglia della Cafona, sì, pinticchielle, sono brutte da vedere.
ma hanno un sapore, è qualcosa di straordinario. Le potete assaggiare con la nostra... Sì, sì, ne sono pienamente convinto di questo. Ora, quando noi vedete che bella struttura... Sì, si regge da sola. È importante non far collassare troppo in fase di montatura il bianco dell'uovo, perché poi potremmo avere l'effetto contrario. Non dobbiamo strapazzare troppo. Io adesso, grazie Jennifer dell'aiuto, riempio la sacca e facciamo le lumachine. Dopo la cottura andremo a passargli della marmellata di mele cotogne. E saranno pronti. Oppure dei bonbon. E li possiamo farcire con della crema pasticcera, che a chi volesse zucchero a velo, oppure glassati con acqua e zucchero, cotto a 112 gradi, spatolati. Allora, vi faccio vedere come si fanno le lumachine. Perché dobbiamo fare la forma della lumaca? Sì, sì. Ma che consistenza pazzesca! Oppure, adesso con la pasta che rimane, dei bonbon che andremo a farcire sia dalla parte interna, cioè dalla base di tutte e due le mezze sfere. Bene. Ecco, si può anche realizzare un pan di Spagna o, se vogliamo, dei savoiardi per fare il tiramisù. Sì, ah, ok. È perfetto. Infatti, piuttosto che comprarli, li possiamo fare sì, a casa sì, con questa sì, ricetta. Dire, basta, se uno non ha... Ci hai dato tre ricette anche oggi. Se uno basta che avere un po' di tempo e pazienza, sì, si riesce a realizzare tutto quello allora, che... Io dico sempre, in tutte le mie puntate, insomma, in cucina ci sono due cose che non possono mai... Anzi, forse tre. Tre cose che non possono mai mancare. Il tempo, la pazienza e l'amore. Sì, che sì, è l'ingrediente segreto per ogni buona Giusto. Preparazione. Hai perfettamente ragione. E poi possiamo fare anche delle ciambelline, che possiamo farcire crema pasticcera, crema al cioccolato, con la marmellata, una ganache col cioccolato, una crema al burro. E adesso andiamo in forno. Le passiamo a una temperatura di 255 gradi per 8-9 minuti. Perfetto. Bene? Ed eccoli qui, i nostri frutticelli. Forma di lumachina, sì, ciambellina e bonbon. Adesso li andiamo a ultimare. Sì. Io metto dello zucchero a velo, oppure lo stesso sempre con lo zucchero a velo. Si può fare sì, su 100 grammi di zucchero a velo, 10 grammi, 15 grammi di acqua. Si fa una salsa, una glassa, scusami, grazie per la correzione, per rifinirli. Ora, oh, che belle. Mettiamo... Le antenne, le borche. Sì. Così. Facciamo proprio poi, le lumache. Ecco, noi come dicevo, a questa parte possiamo passare la marmellata di mele sì, cotogno, insomma, qualunque cosa vogliate anche simpatiche farcire. I bonbon si può mettere la crema pasticcera o al cioccolato. In questa maniera, da questa parte io metto la crema pasticcera e sopra metto la marmellata. Adesso, perché sono caldi, è un prodotto appena uscito dal forno, noi facciamo solo con un pochettino di zucchero a velo e le nostre lumachine sono pronte. Che belle! Queste sono veramente tanto versatili. Questa ricetta, oltre a piacermi perché è molto antica e riporta in auge la tradizione di Scanno, che sì, insomma, sì, questa è una sì, cosa sì, importantissima, è una mission sì, che tu hai sì, abbracciato sì, e ti faccio i miei complimenti. Grazie, e continua grazie, ad andare avanti in questa direzione perché è importante per tutto l'Abruzzo questa grazie, cosa. Grazie. Però è anche una ricetta che mi piace perché è molto versatile, si può utilizzare in mille sì, modi. Sì, si Quindi può fare qualunque cosa. È anche molto semplice perché non c'è bisogno di avere strumentazioni particolari per poterla fare. Quindi
chiunque a casa può accimentarsi e rifarla. Come si suol dire, avere olio di gomito, per montare. No? Pazienza, tempo e amore. E amore, certo, queste sono le componenti. Gli ingredienti segreti. Segreti. Bene Angelo, io ti ringrazio. Grazie a voi per essere tornati a Scanno e un saluto ai telespettatori di Rete 8. Torneremo presto a trovarti, noi ci vediamo domani, tutti i giorni su Rete 8, Chef in Cucina. Arrivederci.